In questo video vi parliamo di due nuovi processori di AMD, Ryzen 3 3100 e 3300X, che sono proprio qui nelle mie mani. Si tratta di due processori che si rivolgono a chi vuole assemblare un PC da gaming per giocare in Full HD senza spendere cifre molto elevate. Entrambi i modelli hanno 4 core e 8 thread, basati su architettura Zen 2 a 7 nanometri e sono privi di GPU integrata, quindi dovrete abbinarli necessariamente a una scheda video dedicata. I due processori si posizionano nella fascia bassa della famiglia Ryzen 3000 di AMD, con prezzi indicati in 99 e 120 dollari esentasse. In Italia ci aspettiamo di vederli intorno a 110-120 euro nel primo caso e 140-150 euro nel secondo caso. A differenziare i due chip non abbiamo solo le frequenze, ma ci sono anche alcune differenze tecniche. I due processori hanno infatti una differente configurazione all'interno del CCD, che è l'unità principale delle CPU Ryzen, con il 3100 contraddistinto da una configurazione 2 più 2, ossia con due core attivi in ogni CCX, mentre il Ryzen 3 3300X ha una configurazione 4 più 0, cioè i core attivi sono tutti nello stesso CCX. Questa differenza tecnica favorisce il Ryzen 3 3300X, che con 4 core attivi e 16 MB di cache su un unico CCX può lavorare con minori latenze e offrire una cache unificata per tutti i core e i thread, il che si traduce quindi in prestazioni maggiori rispetto alle semplici differenze legate alla frequenza. L'incidenza delle differenze tecniche appena citate si notano in alcuni test come WinRAR e i giochi, ad esempio Ghost Recon Wildlands a risoluzione Full HD. Abbiamo messo alla prova le due CPU con diversi carichi. Per quanto riguarda la potenza di calcolo, il modello 3100 offre prestazioni superiori al Core i5 8400 di Intel ed è poco più veloce del Ryzen 5 3400G della stessa AMD. In alcuni test batte persino il Core i5 9400F, che ha 6 core fisici ma non l'hyperthreading. Questo avviene in particolare con alcuni software che sfruttano bene i thread. Nei test multimediali è a livello del Ryzen 5 2600, processore molto richiesto della scorsa generazione. Nei test in gaming svolti con la scheda video GeForce RTX 2080 la CPU si comporta in modo differente a seconda del titolo, ma si dimostra comunque un ottimo complemento per una GPU di fascia media dedicata al Full HD, con prestazioni del tutto assimilabili a quelle garantite dal Ryzen 5 2600 a 6 core di scorsa generazione. Il Ryzen 3 3300X si comporta addirittura meglio in tutti gli scenari, grazie alla differente composizione tecnica e alle frequenze maggiori. Questa CPU si lascia alle spalle non solo i processori AMD a 6 core della serie 2000, ma anche il Core i5 9600K, salvo in gaming, dove la CPU di Intel fa valere i 300 MHz di boost in più. Abbiamo provato anche ad overclockare il Ryzen 3 3300X mantenendolo stabile a una frequenza di 4450 MHz, un incremento interessante rispetto ai 4250 MHz che il processore mantiene di default con tutti i core occupati. Per quanto riguarda i consumi, i risultati registrati sono assolutamente nella norma. È un processore con un TDP di 65W e quindi non desta problemi. In conclusione, Ryzen 3 3100 e 3300X sono due CPU da tenere d'occhio, soprattutto chi ha bisogno di assemblarsi un PC gaming ma non può o non vuole spendere molto. Il rapporto prezzo-prestazione è assolutamente competitivo e migliorerà con la disponibilità sul mercato. I due nuovi processori mettono quindi a frutto le caratteristiche dell'architettura Zen 2 e il processo produttivo a 7 nanometri, garantendo prestazioni del tutto analoghe ai processori 6 core AMD della precedente generazione.